Avete mai visto le foto del corridoio pieno di dottori che si inchinano di fronte alla barella di un paziente undicenne? Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprire cosa ha fatto Liang Yaoyi. Liang Yaoyi non ha vissuto una vita lunga e serena, come tante altre persone. Questo non significa però che non abbia usato i suoi pochi anni di permanenza sulla Terra per fare del bene al prossimo. La sua storia si svolge a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese di Guangdong. Nel 2014 i dottori e gli infermieri dell'ospedale locale si sono inchinati 3 volte al suo passaggio in barella. Nella cultura cinese il triplo inchino è riservato alle divinità, agli imperatori o alle persone che hanno compiuto gesti particolarmente onorevoli. Ma cosa avrà mai fatto questo undicenne per meritarsi un riconoscimento simile? Per scoprirlo, dobbiamo cominciare dal principio. Liang era un bambino come tanti, nato sano e forte, senza alcun problema di salute. Andava a scuola, giocava con i suoi amici e faceva tutto quello che i suoi coetanei fanno alla sua età. Come tanti bambini aveva un sogno nel cassetto, diventare un inventore. La sua vita, però, è cambiata radicalmente quando aveva solo 9 anni. Quel giorno Liang si sentiva debole e disorientato. Sua madre ha pensato che fossero i sintomi di una semplice influenza e prima di rimboccargli le coperte quella sera, gli ha somministrato degli antipiretici da banco. Quando è tornato da scuola in quelle condizioni, abbiamo pensato che si fosse beccato qualche malanno di stagione. Non avevo mai visto niente di simile prima di quel momento. Alla fine ho deciso di portarlo in ospedale, ha dichiarato la mamma. Lì, i medici hanno eseguito numerosi esami sul bambino. Liang aveva un tumore al cervello. In quel momento sua madre ha desiderato che il pavimento la inghiottisse all'istante. Non sapeva come avrebbe fatto a comunicare al figlio che non avrebbe mai più potuto giocare con gli amici e non sarebbe tornato a scuola per via delle terapie che l'avrebbero trattenuto in ospedale e che avrebbe dovuto vivere i prossimi anni col terrore della morte in agguato. Soprattutto, non sapeva come gestire la possibilità concreta di perdere suo figlio. I genitori di Liang conoscevano pochissime persone che erano guarite da un tumore. Il dottore non ha dovuto spiegare la gravità della situazione, perché aveva la paura scritta in faccia. Quando ha visto la mamma e il papà piegarsi in due per il dolore, con gli occhi pieni di lacrime, anche Liang ha capito che la sua fine era vicina. Nonostante tutto, non voleva arrendersi senza combattere. Credeva che se avesse lottato con determinazione, sarebbe riuscito a superare la malattia. Quindi ha sopportato le terapie e gli effetti collaterali dei medicinali, senza mai lamentarsi. In quel periodo Liang ha rinunciato al sogno di diventare inventore e ha deciso che avrebbe studiato medicina per aiutare i bambini come lui. Quando la salute glielo permetteva, insisteva per frequentare la scuola di persona. Le settimane sono diventate mesi e i mesi anni, ma la salute di Liang non è più migliorata. Ormai andare a scuola era impossibile. La sua famiglia ha cercato di tenere le sue giornate occupate, facendogli visita a rotazione, portandogli sempre libri nuovi da leggere, da solo o in compagnia. Liang li divorava a grande velocità, contento se non altro di quella ginnastica mentale. I suoi genitori non erano particolarmente benestanti e il costo delle sue terapie ha avuto un impatto pesante sulle loro finanze. Come se non bastasse, erano ormai certi che il figlio si sarebbe spento a breve in un letto d'ospedale, senza la possibilità di vivere la sua infanzia come avrebbe dovuto. E quella consapevolezza era più dolorosa di qualsiasi sacrificio economico. I dottori hanno fatto il possibile per stabilizzare le sue condizioni di salute, ma qualunque sforzo si è rivelato vano. Liang è stato sottoposto a numerose operazioni e ha partecipato a diversi test clinici con medicinali sperimentali, ma senza risultato. Quando ha compiuto 11 anni, i suoi genitori hanno capito che quello sarebbe stato il suo ultimo compleanno. Liang, però, era ancora determinato a fare la differenza nel mondo, anche dall'ospedale in cui era confinato. I libri che gli avevano portato i familiari lo avevano aiutato a comprendere la sua situazione e gli avevano dato un'idea geniale per farsi ricordare per sempre. Così un giorno ha spiegato alla mamma Li Kun quello che aveva intenzione di fare dopo la morte. Liang aveva un ultimo desiderio, donare i suoi organi agli altri pazienti bisognosi dell'ospedale. Il bambino sapeva che non ne avrebbe più avuto bisogno, quindi voleva assicurarsi che il suo decesso non andasse sprecato. In questo modo potrò continuare a vivere attraverso altre persone
e aiutare chi ne ha più bisogno. Sarà il mio modo per rendere felici altre famiglie, ha spiegato alla mamma. Lee Kun ha cercato di sviare il discorso, ma suo figlio era irremovibile e le ha chiesto di prometterle che avrebbe esaudito il suo ultimo desiderio. Ci sono tante persone al mondo che fanno grandi cose, sono brave persone e io voglio essere come loro. Anche se non mi resta tanto tempo, voglio lasciare un'impronta che duri a lungo. Questa sarà la mia eredità per il mondo, qualcosa che mi permetterà di vivere per sempre nella memoria di tanti, ha specificato Liang. Nessuna madre vorrebbe mai discutere l'ultimo desiderio del figlio, ma Lee Kun non poteva fingere che quel momento fosse ancora lontano. Liang aveva preso la sua decisione. Con gli occhi pieni di lacrime, gli ha promesso che avrebbe riferito le sue intenzioni ai dottori e gli ha assicurato che sarebbe stato ricordato per sempre come il bambino più coraggioso del mondo. Le sue parole hanno reso il figlio molto felice. La vita non era stata clemente con Liang, ma lui voleva comunque trasformare il suo breve passaggio sulla Terra in un evento significativo. Nel giugno 2014, dopo una lunga lotta contro il cancro, Liang si è spento nel suo letto di ospedale. In Cina, la donazione degli organi non è una procedura molto diffusa. Secondo alcuni sondaggi, è difficile persino reperire dei donatori di sangue regolari. Sebbene la Cina sia il secondo paese al mondo per il numero di trapianti annuali, dopo gli Stati Uniti, meno dell'1% della popolazione riceve gli organi di cui ha bisogno. Liang aveva letto quelle statistiche a scuola e aveva deciso di invertire la tendenza con una decisione tanto semplice quanto importante. Dopo aver ricevuto l'ultima conferma dalla madre, i medici e gli infermieri dell'ospedale si sono allineati lungo il corridoio che avrebbe portato Liang in sala operatoria e si sono inchinati per 3 volte al passaggio della sua barella, conferendogli l'onore più alto che si possa ricevere in Cina. Qualche ora dopo hanno eseguito il suo ultimo desiderio, trapiantando i suoi reni e il suo fegato in altri 3 pazienti bisognosi di cure. Non tutti gli eroi indossano un mantello. Alcuni, come questo 11enne dal cuore d'oro, indossava un semplice camice ospedaliero. Liang Yaoi vivrà per sempre nella memoria delle persone a cui ha salvato la vita. Sono orgogliosa di mio figlio. Ha vissuto solo 11 anni, ma ha compiuto un gesto che lo renderà eterno. So che non verrà mai dimenticato e che la sua generosità resterà per sempre impressa nella memoria di molti. Liang era molto giovane, ma ha impartito a me e ai suoi fratelli delle lezioni di vita che porteremo sempre nel cuore. Tutti dovrebbero imparare da lui, ha dichiarato sua madre, e noi non potremo essere più d'accordo. Voi che cosa pensate della donazione degli organi? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.